oggi mi trovo qui con Raimond Zaimi, un artista designer di Tirana. Lei è l'artista che ha realizzato quell'opera che ho fotografato e ho postato quando ho visto il Bunkar, questa immagine del mostro dittatore che mi ha veramente impressionata e colpita emotivamente, e per una serie di fortunati eventi sono riuscita ad incontrarla oggi proprio all'ultimo minuto prima di partire. Tu sei un'artista, una designer, giusto? Mi racconti qualcosa di te, del tuo lavoro? Faccio degli arti perché mi piace, non è il mio lavoro. Faccio dell'arte fino da piccola non ho fatto studi per l'arte, infatti ho fatto studi per la lingua inglese e per la creazione e gestione di aziende. Faccio l'arte per trasmettere dei messaggi e quando ero piccola avevo un piccolo sogno di diventare una stilista, ma all'epoca non potevamo farlo perché non era il sviluppo, no? Perché la moda era tutta la stessa, perché tutti uguali, uguali, certo. Dunque non aveva la creatività, dunque ho messo questo sogno nel cassetto. ma adesso lo faccio, abiti con materiali riciclati e mi piace giocare con tutti i materiali, mettere gli abiti. Anche i gioielli fai? Sì, questi gioielli, orecchini sì, che fai te? Faccio dei gioielli. Arriviamo a Bunkar. Come è successo che hai creato questa collaborazione con Bunkar, che è proprio il progetto di utilizzo di questi bunker come museo? Voglio spiegare un pochino il Bunkar, che cosa sì, vuol sì. dire. Bunkar vuol dire trasformare i bunkeri nell'arte. Trasformare i bunker nell'arte. L'importanza è di trasmettere non solamente la storia, aprire questi spazi per il pubblico, di capire il delirium dell'epoca, donare la possibilità agli artisti di esprimere altrimenti, donare anche i colori, questi spazi grigi, sì, con cimenti, chi non hanno il cuore. Sì, è vero, infatti io la sensazione che ho avuto è stata molto inquietante in questi corridoi stretti, bassi, con le porte piccole, tutte blindate. E per questa ragione è importante anche che non solamente aprire i bunker, ma anche utilizzare altrimenti questi spazi, certo, sì, che hanno fatto modo, paura, è vero. Che hanno fatto paura alla gente che li ha costruito e anche alla gente che hanno utilizzato o no, e anche alla gente che li vedono oggi e che non hanno avuto il tempo o la possibilità di vedere sì, prima. Per questa ragione sono stata anche contenta a Tirana abbia uno spazio che parla di questo. Quanto mi hanno contattato per fare un'esposizione temporanea, sì? Ah, okay. Ho detto no, voglio fare qualche cosa all'arco. E pensavo che era il momento buono per mostrare alla gente la mostra di dittatura. Mostro della dittatura. Volevo trasmettere dei sensazioni, volevo okay, trasmettere... E ce l'hai fatta. Quando ero 11-12 anni ho fatto una pittura, un ritratto di un uomo che aveva la bocca chiusa con un lucchetto. Un lucchetto. E che aveva l'occhio pareggiato. Sbarrato, un occhio solo e l'altro libero. E quando ho fatto vedere questo ritratto ai miei relativi e ai miei genitori, aveva un silenzio morto. Hanno anche detto
ma che cosa è successo con te? Era solamente il mio sensazione che avevo al mio entourage. Adesso il momento è arrivato che Bunkart mi ha detto di presentare qualche lavoro di me, ho detto è il momento di creare il mostro chi ha fatto quell'uomo nel certo. mio ritratto, fermare la bocca e sbarrare l'occhio. Ho cominciato con il slogan costruiamo il socialismo con l'arma e l'icona. Ah, okay. E questo slogan è, anche oggi non lo capisco perché non queste due cose sono violenti, certo, e non possiamo sviluppare un paese con l'arma. Questo è l'inizio della mia mostra e ho messo anche dei piccoli pezzi che ricordano le piccole storie della nostra vita. Per esempio l'antenna della... Mi ricordo quando ero piccola, il mio padre aveva messo l'antenna. Quando era di notte, torniamo all'Italia. La giravate sull'Italia? Sì, Durazzo. E quando era giornata, torniamo. Tu eri Tirana di lì? Sì. Quindi da Tirana la giravate verso Durazzo, sì. Così prendevate le televisioni italiane. Rai 1, Rai 2, Rai 3. Il tuo programma preferito era? Domenica in con Raffaella Carrà. Era un poco rischioso. La facciamo bene anche e abbiamo avuto anche delle buone relazioni con i vicini per non parlare nel centro di segretario di party. Noi siamo anche consigliati dai noi genitori di non parlare perché abbiamo visto la televisione italiana che le canzoni e anche questa. Abbiamo seguito anche Sanremo. Sì, tutto di nascosto. Tutti lo vedevano, ma nessuno poteva dirlo. Così. E ho utilizzato anche la tele. La tele era il nostro brainwashing, il lavaggio di cervello. Sì, perché la tele nel mostro è proprio sopra. Sì, nella testa. Nella testa. Con la propaganda. Con la propaganda che mi diceva che noi siamo meglio che gli altri nel tutto il mondo. Era tutto scritta, controllata. Tutto modificato. Inoltre ho messo anche il binocchio, il binocolo, equipaggiamento dell'alfabeto Morse, okay. Che ho usato per chiudere la prigione e che è stato utilizzato per inviare dei messaggi segreti per imprigionare le persone. Per spionare le persone che vengono dagli altri paesi, anche gli stranieri venivano spiati anche loro. Tutto il binocolo, il telefono, tutti i materiali che ho utilizzato per mostrare che abbiamo stati osservati tutto il momento. E il cervello in mezzo? Il cervello in mezzo chiuso dentro nel corpo di questo mostro che non osservava. E chi non poteva respirare, anche il cuore, cadenato, la creatività umana morta finalmente. Per questa ragione vediamo che il mostro è mezzo umana e mezzo meccanica. Perché la ragione è che quando tu blocchi l'umano, sì. Controlli tutto, dopo l'umano perde la creatività, la libertà. Dunque, per questa ragione è importante il cuore, il cervello, importante di essere liberi. Sì, che siano liberi. Per questa ragione ho messo tutti questi pezzi che ricordano tutta la memoria dell'epoca, le piccole storie insieme in un solo pezzo. E ho fatto questa per la ragione di trasmettere una
sensazione di déjà vu. Tu hai avuto qualche feedback da qualcuno che ha vissuto il periodo, che ti ha detto che cosa gli ha trasmesso? Mi ricordo all'inizio che ho messo il mostro nel bunker, sono stata là per vedere la reazione, anche per spiegare alla gente che cosa volevo esprimere. Certo. Ho visto la gente che sono entrati e hanno cominciato a tremare e piangere. Dunque mi ho detto che ho fatto qualche cosa che sei riuscito fa vivere veramente alla gente una storia che appartiene a loro. Sì. E ho anche visto la gente che dice l'antenna TV si ricordava di questo. Dunque la mostra non è un mostro che colleziona delle piccole storie di ciascuno, buono, qualcuno magari fa venire un ricordo con il sorriso, come l'antenna, guarda, la televisione italiana, certo. Sì. Dunque questa è la regione. Beh, molto bello. Grazie. Altri progetti? Creare. Non fare di più dei mostri. No, basta mostri. Quindi hai proprio tirato fuori. È proprio lo sviluppo di quel mostro che avevi fatto quando avevi 11-12 anni, finalmente l'hai donato a tutta la tua, non solo all'Albania, ma anche a tutti quelli che verranno. Per me è troppo importante di lottare, di sapere per cosa lottiamo. Certo. Non dimenticare la ragione per quale lottiamo. È vero. E non dimenticare l'umanità, non dimenticare la persona. Esatto. E tutto che facciamo dobbiamo metterlo il cuore, amore, il cuore, per fare una